Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Discorso di Gesù che deve salire tanto in alto e lì darci la luce dei valori veri, incomincia dalla definizione della ricchezza materiale, quello che noi uomini chiamiamo i beni. Il tutto di questi beni è talmente scarso, povero, che anche il più ricco uomo della terra è un povero uomo. Non si può salvare né dai limiti. Nonostante la ricchezza, c'è sempre il limite anche alla ricchezza. Non si può salvare da ciò che può nuocere alla sua salute. E spende soldi, va dai medici, può girare gli ospedali più famosi, ma alla fine arriverà anche lui al punto di incontro finale. Dobbiamo presentarci a Dio e rendere conto della nostra vita, non solo delle ricchezze. E allora ecco le difficoltà in cui si viene a trovare il ricco. E Gesù dice: è difficile che uno di loro entri nel regno dei cieli. Però qui intendiamoci, non si intende soltanto il paradiso, perché ricco non va in paradiso, no, no. Dipende da come usa la ricchezza. Se se ne fa uno strumento per giovare agli altri, per comunque soccorrere, dimostrare di avere carità verso il prossimo, e allora la sua ricchezza è un bene anche in senso spirituale. Regno di Dio qua, sulla terra, perché se non corre dietro la materia, avrà scoperto il valore delle cose spirituali,
E allora incomincia a rivolgersi a Dio, a chiedere a Dio che accresca la fede. San Pietro, quando ha visto il miracolo che ha fatto Gesù, si è inginocchiato: Signore, accresci la mia fede. Anzi, gli ha detto: allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Appena la luce di Dio arriva nell'anima, scopriamo i nostri peccati, non solo i nostri limiti. Allora chiediamo a Dio o di cambiarci o di lasciarci lontani da Lui, così come siamo. Ma siccome il Signore ci ha creati per la vita eterna, allora ci chiama al regno della vita eterna, e quindi vuol dire essere in comunione con Dio, con la mente, con il cuore e con la vita. Il Signore deve, come dire, entrare dentro di noi, farsi guida sia dei pensieri, sia degli affetti e sia delle realizzazioni della vita presente. I santi chi sono? Quelli che sono entrati nella vita eterna, che vivono in grazia di Dio, che portano Dio dentro di sé. Sono portatori di Dio, sono tabernacoli viventi. Ma questo deve essere anche per noi. Non solo è possibile, ma deve essere. E se noi stiamo qua oggi, questa mattina, e stiamo pregando, vuol dire proprio che abbiamo scoperto questo beneficio della comunione con Dio, e questa comunione la vogliamo rafforzare. Chiediamo a Lui di operare questo miracolo, perché da noi non possiamo fare niente. Lo dice anche Gesù nel Vangelo: senza di me non potete fare niente. San Paolo aggiunge che non saremmo nemmeno capaci di nominare il nome di Dio senza l'aiuto di Dio. Tutto questo lavoro di grazia lo fa dentro di noi lo Spirito Santo, quello Spirito Santo che ha dato a Maria il dono della Immacolata Concezione, ha tenuto lontano le conseguenze del peccato originale, e Maria viene concepito nel seno di sua madre senza peccato, immacolata, non macchiata, significa immacolata. Poi incominciano i suoi, come dire, passi di grazia, lei che è piena di grazia, la maternità divina, madre di Cristo, la maternità della Chiesa. Ai piedi di Cristo morente, lei riceve tutta la Chiesa. Nel giovane discepolo di Gesù, il discepolo prediletto, lei deve vedere tutta l'umanità. E qui entra in gioco l'elemento essenziale della stessa divinità, che è l'amore. Noi capiamo poco questo, ma chi fa esperienza della vita interiore nel senso più profondo scopre la perla che Dio mette nelle mani di ognuno che riceve il battesimo: la grazia, la comunione, la beatitudine. Esperienza che si fa qua incomincia. Maria si è santificata qua nel tempo, ora è regina del cielo e della terra, ma lei si è dichiarata ed è vissuta come serva obbediente, non la servitù schiavitù, ma la servitù dedizione d'amore. Tutto ciò che la Madonna è e fa è sempre amore. Tutto quello che Gesù ha fatto e fa per noi è sempre amore. Noi dovremmo arrivare a questa perfezione. Quando Gesù dice siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli, non intende dire che ognuno di noi può essere Dio, no, ma che si deve incontrare con Dio rimuovendo
dalla mente, dall'anima, dalla coscienza, tutto ciò che si oppone alla perfezione di quest'amore. Più ami, più vivi. Più vivi nell'amore e più ti santifichi. Sono piccoli gesti, all'inizio forse così, poco poco alla volta. Il bambino chiede tutto alla mamma, ma soprattutto vuole l'amore della mamma, se no rifiuta tutto. Giustamente, per istinto. Perché? Perché lui sa che se la mamma lo ama, allora avrà sempre tutto quello che vuole, perché la mamma per amore glielo dà. Noi dobbiamo scoprire l'amore di Dio, la bontà di Dio è amore, la sapienza di Dio è amore, la potenza di Dio è amore, ma Gesù è Dio. E allora perché si deve assoggettare al giudizio degli uomini e deve assoggettare i santi alle percosse dei demoni? Padre Pio veniva ogni notte tartassato con le catene di ferro, distrutto quasi, abbiamo ritrovato più di una volta, più morto che vivo. Perché? Se la sua potenza è piena, è perfetta, l'onnipotente, perché per amore rispetta la libertà degli uomini e sta anche ai patti col suo nemico, che è nostro nemico. Non lo distrugge. Poteva distruggere l'angelo ribelle, no? Poteva distruggere anche l'uomo dopo il peccato e la ribellione, no? Perché è opera sua la creazione. Allora, ogni cosa e ogni essere che ha ricevuto da Dio la vita sarà considerato da Dio come un vivente. Dice la Bibbia che l'uomo è gloria vivente di Dio. Così siamo gloria vivente. Chi vede, vede testimoni di questa fede e di questo amore del Signore. Perché sei qui? Perché Gesù mi vuole bene. Prima ancora di dire io gli voglio bene, perché è Lui che mi attira, mi chiama, mi porta a sé, mi vuole bene, mi ama, non ci rinuncia a me. E allora è a fianco a me, è dentro di me, deve essere, lo voglio, che sia nei pensieri, negli affetti e in tutto quello che io debbo realizzare secondo il suo progetto. La Madonna insiste sempre, in tutte le apparizioni, che dobbiamo scoprire l'amore di Dio e così potremo realizzare il nostro progetto di santificazione. Ieri eravamo buoni, ma forse meno buoni di oggi. Oggi siamo buoni, ma forse domani dovremo essere ancora più buoni. Io ho detto il rosario, ma forse domani riuscirò a dirne due. Ho ringraziato Gesù per 5 minuti dopo la comunione, ma forse domani sarò capace di ringraziarlo per 15 minuti. Diceva Padre Pio che lui impiegava 12 ore per prepararsi alla comunione, quindi alla messa, e altri 12 per ringraziare. E poi diceva però che non gli bastava lo stesso, ci vorrebbe almeno una giornata di 48 ore. Bello è l'amore del Signore. Lasciamoci conquistare da questo amore, apriamo il cuore, aprite il cuore, che diceva San Giovanni Paolo II ai giovani, palancate il cuore, aprite i vostri cuori, perché entri l'amore di Dio e con l'amore di Dio, l'amore della mamma di Dio che è anche madre nostra. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Salve Regina, salute a te, Regina, il cielo e la terra felice a te si inchina. Sei figlia prediletta, il Padre a te ci affida, sei tu la benedetta, sei madre di Gesù, che per salvarci tutti discese a noi quaggiù, gli offristi il tuo cuore,
gli offristi il tuo seno, gli offristi tu l'amore. Negli occhi tuoi d'incanto tu rispecchiavi il Padre e lo Spirito Santo. Nel sommo del dolore, per la misericordia, ci mise nel tuo cuore. Il Figlio da te nato, tu lo consegni a noi, feriti dal peccato. Di tutti sei speranza e sei dolcezza e vita nel tempo che avanza. Salute a te, Maria. Di questo duro esilio affranca tu la via. I figli tuoi fidenti innalzano il sospiro, gementi e piangenti. Tu volgi a noi lo sguardo, così è messo in fuga il demone beffardo. Tu portaci lassù nell'ora della morte e mostraci Gesù.